La Princess Royal ha effettuato più di 387 fidanzamenti nel 2021, più di Re Carlo III e più di tre volte di più di Kate, la principessa del Galles. La principessa Anna avrebbe ricevuto un titolo elevato sotto il Re Carlo III, a causa della sua etica del lavoro senza rivali. La principessa reale è stata consigliata da Omid Scobie, esperto reale, di essere diventata più importante che mai per la famiglia reale. Il signor Scobie ha scritto che il re ha bisogno di Anne più di chiunque altro nella famiglia dopo essere diventato monarca. L'esperto ha osservato che mentre Charles ha trascorso una giornata a Grove Home riflettendo, Anne è andata avanti con i suoi doveri, tornando in Scozia per incontrare rappresentanti di organizzazioni di cui Sua Maestà era protettrice e chiacchierando con sostenitori a Glasgow che erano venuti a porgere i loro omaggi. Ha aggiunto, come fedele sostenitrice della famiglia, Anne è stata presente in modo affidabile in ogni momento dalla morte del sovrano l'8 settembre e continuerà ad esserlo fino a quando non sarà sepolta nella cappella di San Giorgio a Windsor lunedì. Non dovrebbe sorprendere. È così che si è guadagnata il titolo di membro della famiglia che lavora più duramente, portando a termine più di 387 impegni solo l'anno scorso, anche con il Covid come ostacolo. Non ha bisogno di lodi né attenzioni, mi ha detto questa settimana un'amica di famiglia. Il lavoro stesso è il luogo in cui ottiene la sua soddisfazione. Scrivendo per Yahoo News, il signor Scobie ha aggiunto che per la Princess Royal una vita di quel lavoro è tutto ciò che ha conosciuto, con la reale che ha assunto i suoi primi doveri da adolescente. Ha detto, sebbene molte chiacchiere siano ora concentrate su altri membri della famiglia che si intensificano per sostenere il nuovo re, o quei ruoli più importanti assunti dal neodesignato principe e principessa di Galles, è normale per Anne, che io mi è stato detto che ha già un fitto diario di fidanzamenti per immergersi nel momento in cui il lutto reale finisce 7 giorni dopo il funerale.